Tell me why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you better. Rieccoci in studio con Antonio Ruto per la nostra rubrica Politica in Vespa. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, oggi di cosa parliamo? Oggi parliamo un po' di elezioni regionali. Facciamo un po' il punto della situazione su quelle che sono le prospettive di una imminente campagna elettorale che, a dire la verità, sotto certi aspetti e in certi ambienti già è iniziata. Sappiamo che il presidente Crocetta vorrebbe rimettersi in gioco per un secondo mandato, anche se sappiamo che il gradimento dei siciliani nei confronti del suo operato non è molto elevato, quindi probabilmente ecco, la sua eventuale ricandidatura è ancora in forse, quindi non sappiamo appunto se arriverà in porto oppure no, anche perché dovrebbe ottenere una coalizione quantomeno che lo sostiene per poter avere i numeri poi per governare. In campo stanno scendendo alcuni importanti big, sappiamo ad esempio che già Nello Musumeci ha cominciato a scaldare i motori, e devo dire che fra i tanti è forse uno di quelli che ha buone possibilità, buone chance di avere un risultato sicuramente positivo, un riscontro positivo, anche perché dopo un diverso periodo di lontananza dalle istituzioni siciliane molti ricordano il periodo del suo governo alla provincia di Catania, lo ricordano come un periodo positivo, nonostante alcune ombre sul piano amministrativo, però comunque un periodo molto positivo. E quindi Nello Musumeci in questo momento sta scaldando i motori. Sicuramente sono fuori gioco i due grandi big del centrosinistra, e cioè Leoluca Orlando da un lato ed Enzo Bianco dall'altro lato. Perché sono fuori gioco? Perché oggi è giorno 5, scaduto il termine massimo del 1° maggio per la presentazione delle dimissioni da parte di questi due sindaci, viene meno la possibilità di potersi candidare, salvo che Rosario Crocetta non decida di dare una ulteriore chance facendo venir meno appunto la causa di ineleggibilità attraverso la presentazione di dimissioni volontarie e quindi l'interruzione anticipata della legislatura. In questo caso i termini per le dimissioni sarebbero appunto strettamente connessi all'inizio della campagna elettorale vera e propria, anche se non ritengo che Rosario Crocetta abbia l'intenzione appunto di favorire due grossi potenziali competitor all'interno del centrosinistra tra i possibili e i papabili candidati alla presidenza della regione. Quindi questa è una possibilità che allo Stato sembra essere molto remota, poi in politica non è mai detto. Si potrebbe anche verificare l'ipotesi per cui qualche importante alleato di Crocetta oggi potrebbe pensare di staccare la spina prima al governo regionale e quindi determinare, anche se di poco, un'anticipazione della scadenza naturale della legislatura per consentire appunto la riapertura dei termini. Lo stesso discorso vale a livello locale, sappiamo che sicuramente l'avvocato Giorgio Assenza sta scaldando i motori per una nuova candidatura, anche perché nell'ultimo quinquennio è stato particolarmente attivo. Sappiamo appunto per certo che Nello Di Pasquale è tra i sicuri candidati, salvo appunto non dovesse decidere ulteriori avvicendamenti con le politiche. Sul fronte del centrodestra si sta vociferando di una possibile candidatura di Nino Minardo, il quale passerebbe quindi da Roma a Palermo. Da un punto di vista strettamente politico, probabilmente per Nino Minardo sarebbe un passaggio importante, perché Roma è più lontana, Palermo sicuramente gli consentirebbe di rimanere più a contatto con i suoi elettori e con il territorio, e sicuramente gli consentirebbe di ottenere dei risultati più incisivi all'interno del nostro territorio. Tra l'altro la candidatura di Nino Minardo sarebbe una candidatura importante per Modica, perché allo stato attuale la città di Modica non ha un candidato
ufficiale. Si parlava qualche giorno fa delle imminenti dimissioni di Ignazio Abate, sindaco di Modica, il quale appunto pare abbia avuto degli abboccamenti e dei contatti sia palermitani che romani per ottenere un posto in lista. Pare che questa cosa sia sfumata, Abate non si è dimesso, quindi anche per lui, come per Bianca e per Orlando, vale la causa di ineleggibilità, salvo appunto l'interruzione anticipata della legislatura. Quindi Nino Minardo per Modica sarebbe una chance di ottenere nuovamente da parte della città della Contea una rappresentanza parlamentare a Palermo che manca già da diversi anni e che quindi diciamo, i modicani potrebbero rivendicare con una certa forza. Si potrebbe venire a verificare anche l'ipotesi per cui i voti degli elettori modicani in maniera trasversale vadano a convergere verso un candidato a prescindere dalla sua appartenenza partitica, proprio in vista della necessità, ecco, dell'interesse, più che della necessità, dell'interesse dei modicani di avere un loro rappresentante a Palermo. Non sappiamo ancora bene che cosa abbia deciso di fare Orazio Ragusa, il quale comunque risulta essere, diciamo, un po' appannato rispetto agli altri potenziali candidati, un po' per la stanchezza, diciamo, la durata, ecco, anche abbastanza lunga della sua permanenza a Palermo come deputato regionale. Si potrebbe anche immaginare o ipotizzare un, diciamo, passaggio di staffetta da Orazio Ragusa a qualcuno appunto del suo entourage, anche se allo stato attuale nel grande mondo dell'UDC e annessi e connessi, come direbbe Totò, oggi non si vede appunto una successione alla, diciamo, alla deputazione lasciata, potenzialmente lasciata da parte di Orazio Ragusa. Sul fronte Parino poi sappiamo che in questo momento c'è Di Giacomo, il quale comunque pensa di sicuramente di ricandidarsi, però abbiamo anche sul territorio vittoriese i possibili papabili, tra i quali appunto almeno uno dei fratelli Nicosia, che diciamo ultimamente hanno tenuto banco nella politica vittoriese, e poi sicuramente un sempreverde Ciccio Iello, il quale, forte del risultato elettorale ottenuto alle ultime amministrative, si rimette in campo soprattutto muovendosi all'interno di questa formazione movimentista che è appunto MDP articolo 1 e che potrebbe essere, diciamo, un possibile candidato alle regionali. Tra l'altro sarebbe una scelta non del tutto sbagliata sul piano strategico per quel movimento, perché essendo, diciamo, la prima competizione elettorale alla quale questo movimento si affaccia, candidare, diciamo, i big potrebbe essere un'occasione in più per capitalizzare un piccolo tesoretto elettorale che gli consenta appunto di confermare la propria esistenza, perché è ancora un movimento in fieri. Quindi diciamo, puntare o investire su delle personalità ancora emergenti probabilmente non è la scelta strategica migliore. Questo è un po' il panorama. Tornando su Modica, appunto, io ribadisco l'utilità e l'importanza che ci sia una candidatura forte. Ormai sfumata la possibilità della candidatura di Ignazio Abate, il quale con le sue luci e le sue ombre comunque avrebbe rappresentato sicuramente una candidatura che si faceva sentire a livello provinciale, perché comunque sappiamo perfettamente che il carattere del sindaco di Modica è un carattere molto esuberante, c'è chi lo ama, c'è chi lo odia, ma sicuramente non ci sono le vie di mezzo. Sfumata, ecco, appunto, questa possibile candidatura, sicuramente si pone la necessità di una guida forte all'interno della città di Modica, anche perché vediamo proprio in questi giorni, proprio per mano del sindaco Abate, delle lamentele in ordine al modo come viene gestito il servizio sanitario, quindi mi riferisco in particolar modo all'ospedale di Modica e all'ospedale Busacca di Scicli. L'assenza, ecco, di una deputazione regionale di matrice modicana porta poi a questi risultati. Ignazio Abate sta cercando di lavorare con i sindaci, ma ovviamente, come è stato per la chiusura o la declassamento dell'ospedale, anche questa sua battaglia sicuramente sortirà poco effetto, perché quello che conta per la città di Modica è quello di avere una rappresentanza parlamentare forte che a Palermo alzi la voce ed eventualmente faccia anche come Nikita Khrushchev, si toglie la scarpa e la sbatte sul tavolo, perché altrimenti finiremo necessariamente per soccombere di fronte ad una rappresentanza parlamentare ragusana e ipparina che sicuramente non ha nessuna intenzione di favorire il nostro territorio, se non in via del tutto marginale, perché ovviamente quello è il loro normale ambito di azione.
Stiamo a vedere, ecco, quello che succede, vediamo un po' come si evolve la situazione. E nel frattempo, ecco, allo stato attuale, questi sono i personaggi alla linea di partenza. Fra qualche settimana sicuramente cominceremo a vedere delle new entry e la campagna elettorale comincerà ad essere sicuramente più appetitosa dal punto di vista del commento politico. Bene, grazie Antonio. Grazie a voi. Io vi lascio adesso alla pubblicità con Politica in Vespa, naturalmente ci ritroviamo la settimana prossima. Tell me why are we wasting time on all your wasted time.